Ancora un tentativo di furto ai danni dell'OVS in pieno centro a Faenza, in piazza Martiri della Libertà. Questa volta ad essere fermati sono stati due giovani rumeni provenienti da un campo rom nel bolognese di 30 e 23 anni. Il tentato furto è avvenuto ieri a mezzogiorno, quando fuori dal negozio era in corso il normale mercato cittadino che probabilmente nei piani originali dei ragazzi sarebbe servito per aiutarli a disperdersi fra la folla. I due sono stati notati dal personale del punto vendita, ormai avvezzo a subire furti d'abbigliamento. Dopo aver infatti preso dagli scaffali alcuni indumenti, entrambi i ragazzi si erano soffermati a lungo all'interno dei camerini per poi uscire con niente in mano. I due rom sono quindi stati fermati dagli addetti dell'OVS, che hanno chiamato i carabinieri, impedendone la fuga. Una volta arrivati sul posto, gli agenti del nucleo operativo radiomobile, informati di quanto accaduto, hanno minacciato una perquisizione ai danni dei ragazzi. A quel punto i due giovani si sono spogliati autonomamente, rivelando sotto i vestiti tre camicie di proprietà del negozio, alle quali erano state staccate le placche antitaccheggio rimaste nei camerini. I due sono quindi stati denunciati per furto aggravato e sono già andati incontro al giudizio per direttissima, rimediando una condanna a 3 mesi e 200 euro di multa, pena sospesa con la condizionale. Federico Lega, per Faenza Web TV.